A te, a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo, ragazzi, il vostro sostenitore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissime, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui, mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, siore e siori, dopo che la volta scorsa, finalmente, dopo essere riusciti a tornare a Midgard dopo varie peripezie ad Alfheim. Quindi dopo aver recuperato la luce di Alfheim con il caro Bifrost che ci era stato dato dalla strega del bosco, alla fine, ragazzi, siamo riusciti a tornare alla montagna e ad utilizzare appunto la luce di Alfheim nel Bifrost per riuscire a praticamente, ragazzi, passare attraverso l'alito nero, maleficio che era stato lasciato lì, quindi all'ingresso della montagna, dallo stesso Odino. Quindi per fortuna alla fine, ragazzi, siamo riusciti ad entrare, però ovviamente le cose non risultano facili neanche all'interno della montagna stessa, e dovremo riuscire a raggiungere la vetta più alta di tutte le vette, dove appunto di regola, ragazzi, poi lasceremo le ceneri della compagna di Kratos e della mamma di Atreus. Quello che mi chiedo è in effetti quanto potrà essere facile riuscire a raggiungere la vetta delle vette, se la vogliamo chiamare così. Credo che non sarà così semplice. Fino ad ora abbiamo incontrato già diversi nemici, adesso dobbiamo riuscire, ragazzi, a sbloccare un meccanismo nel quale Atreus stava, tra l'altro, per finire bello che ammazzato. Perché mette le sue manine dove non le deve mettere? Ascolta tuo padre, Atreus. Io intanto, come sempre, ragazzi, ringrazio tutti quelli che stanno sostenendo questa serie e che lasciano sempre un commento sotto ogni episodio con anche dei vari suggerimenti. Mi avete suggerito di giocarmi comunque le missioni secondarie per quanto possibile, anche per conto mio, però questo, ragazzi, purtroppo non ve lo posso assicurare perché appunto al di fuori delle registrazioni non ho purtroppo molto tempo per mettermi a giocare per conto mio. In ogni caso, ragazzi, speriamo comunque di riuscire a goderci al massimo la storia principale. E quindi l'ultima volta, ragazzi, ci eravamo lasciati qui dopo che alla fine avevamo liberato questa strada qua, se la vogliamo chiamare così, questo cunicolo, per riuscire a raggiungere tutto il casino e il macello che ha fatto Atreus qua sopra. Infatti dovremmo riuscire a sbloccare la corda in qualche modo, per cui direi di non perdere tempo, di addentrarci e di vedere che cosa ci aspetterà mai qua sotto. Sicuramente non cose belle. Ah sì, qua avevamo incontrato Brock, mi chiedevo, è vero, che avesse svegliato ogni dannato Trogger sulla montagna. Dovevo immaginarlo. Sì. Eravamo arrivati fino a qui, ragazzi. Avevamo incontrato Brock. Io avevo fatto qualche miglioramento, spero sinceramente che i miglioramenti siano rimasti registrati, perché avevo salvato la partita dopo averli fatti, però sembrerebbe, ragazzi, di sì, perché avevo acquistato anche queste abilità per Atreus, quindi sembrerebbe essere rimasto tutto salvato, per cui... il corvo di Odino, lo vedo! Ma dai, salve, te te faccio fuori così. È vero che è immenso? È una montagna. Eh beh, sì, direi. Abbiamo detto una cosa abbastanza ovvia, è vero. Però, dai, reggi un attimo il gioco, Kratos. Cioè, ogni volta che tuo figlio dice qualcosa... pare no, tu non voglia ascoltarlo, però vabbè, dai. È Kratos, ragazzi, di che stiamo parlando. Ma qua ci posso salire... Ok, qua non c'è una mazza, ragazzi. Però a me mi è sembrato di vedere un forziere qua dietro. Infatti c'è. Bella domanda. Chissà come cavolo poterci accedere. Ma intanto noi proseguiamo di qua, ragazzi, dove il mistero aumenta. Altre trappole. Questa musica una così galleria misteriosa. Troppo entra. Ok. Ok, quindi aspetteremo che Atreus arrivi dall'altra parte e sblocchi questa trappola letteralmente mortale. Spero di non finirci in mezzo, sinceramente. Già sono sporche di sangue, hanno mietuto abbastanza vittime, dai. Direi che io sto a posto così, ma che faccio intanto? Ah, ok. Io stavo aspettando, ragazzi, che la sbloccasse Atreus e invece... Ah, ok, quindi devo... praticamente correre come un forsennato, come se non ci fosse un domani. Va bene, da appena si sbloccano.
Oddio, terribile. Ok. Guarda, benissimo, benissimo. Mi hanno soltanto punto un pochettino qua sui pettorali, ma niente di che, non ti preoccupare, figliolo. Allora, apriamo pure questa porta. C'è qualche altra personcina carina che ci aspetta. Che succede? Dov'è Bugo? Ho sentito un rumore bruttissimo. Qua possiamo entrare? No, questo non si spacca, ragazzi. Oh, un Tazzelwurm! Aspetta, c'era un modo per farli saltare tipo fuori dal terreno, ma non mi ricordo sinceramente come. Vabbè, in ogni caso, dai. Occupiamoci prima di questi, ragazzi. Ah, sì, forse era con l'attacco pesante. Probabilmente. Se colpiti al momento giusto. Mamma mia, che antipatico lei. Che lancia le cose. Ti vedo, caro. E niente. Ok, se hai colpito il terreno al punto giusto, al momento giusto, dovrebbe scattare fuori, ma... Ok, facciamo così direttamente. Wow, ma quanta bella robetta ha lasciato sto coso. Oh, roba interessante. Squama del serpente del mondo. Allora non era un semplice Tazzelwurm questo, scusate. Segno seghettato del coraggio, gemma vitale, argent, ammazza quanto argent, ragazzi, e acciaio di Svartalfheim. Ok, quindi non era un semplice Tazzelwurm, mi sa, eh. Ci hai rilasciato tutta questa bella roba. Ci riesco. Tesoro, come sempre ti ripeto, hai visto Kratos? Hai visto i suoi muscolazzi? È vero, non è proprio estremamente muscolo. Ma questo animale... Questo è un animale. Ah, la carcassa di un animale gigante. Ci sto facendo caso adesso. Assomiglia a quello che aveva Brock. Forse è della stessa razza, ma solo un pochettino più grande. Detto niente. Ed è qui a marcire. Strano che non sia ancora ammuffito. Intanto guardiamoci un attimo intorno, ragazzi. Altra cosa che mi avete suggerito di fare comunque, appunto, di... guardarmi per bene intorno e appunto l'altra cosa che mi avete suggerito di cercare, ragazzi, il più possibile forse di risparmiare risorse e argento per costruirmi un set di equipaggiamento che sia unico, diciamo così, cioè dello stesso tipo, forse per avere ulteriore bonus. Quindi cercherò di tenerlo a mente, ragazzi. Ricordiamoci comunque che io sto giocando a facile, se non sbaglio, proprio per evitarci, ragazzi, troppe rotture di scatole. Quindi intanto rimettiamo a posto l'ascia e spostiamo questo affare. Ecco qua. Siamo bloccati. È ancora attaccato. Lo vedo. Ci penso io, ragazzo. Ci penso io, aspetta, ci penso io. Guarda, così, direttamente, anzi così. Ehi! Ecco fatto. Andiamo. Cosa sono quei così? Vabbè, sono insetti, questo mi basta. Non devo sapere nient'altro. Vado, Sposto. Ci siamo. Ok. Ah, aspetta, dobbiamo salire qua, mi sembra di capire, quindi... Fermo, Kratos. Aspetta, così può andare bene? Proviamo, ragazzi, sì, così va benissimo. Lassù c'è una via attraverso la porta. Spero di sì, figliolo. Fammi un attimino però guardare intorno, perché forse qua qualcosina possiamo fare, vedi? Tipo abbassare questo ponte, ad esempio. Magari andare dall'altra parte e trovare qualche oggetto prezioso, perché non si può mai sapere. Allora, là sopra di certo non posso arrivarci da qua, ragazzi. Accendi un po' la luce, ragazzo. Scusa. Ah, ti stai ancora arrampicando. Scusa. Vai. Ok. Vediamo un po'. Oltre morti stecchiti c'è qualcos'altro che possa esserci utile da queste parti. Se non mi fate trovare niente spacco tutto, Tanto già sto spaccando tutto, cioè non è che avrebbe fatto molta differenza, ma secondo me lì qualcuno ci aspetta, ragazzi. Fatemi vedere, allora se scendo qua però... super forziere, meravigliose, fantastiche, sempre le mani nei morti stecchiti come ogni santo episodio, che si rispetti. Acciaio stemma intarsiato del disprezzo. Questo piace di sicuro a Kratos, ragazzi. Quello del disprezzo. Allora, perfetto. Oh, qua però possiamo buttare giù anche questo di ponte. Anche se è un po' tutto distrutto, ma...
Ci possiamo passare da lì, ragazzi. Allora, recuperiamo l'ascia, ovviamente. Risaliamo. No, 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 no. Voglio salire. Mannaggia Kratos. Cavolo. Cioè, basta un attimo mi scliccare che subito succede il bordello. Ok, fermo, fermo, fermo così. Oh, volevo solo salire. Grazie, grazie mille, Kratos. Grazie, davvero. Sono commossa. Questo non lo possiamo di certo aprire da qua. Volevo vedere di arrivare di là, dove ci aspetterebbe tutta quella bella gentina. Di sicuro qua succederà un mezzo macello, ragazzi. Me lo aspetto, me lo sento nelle viscere. Ah, vedi. Na 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 na. Boom, boom, boom. Forza, ragazzo, vai. Non aspettare che ti dia io ordini. Sei capacissimo di prendere le tue decisioni. Ma certo, tesoro. Ok, bravo Kratos, che continua almeno a dirgli qualcosina, ragazzi. Già questa è una cosa positiva, insomma. Perfetto, allora ci facciamo un po' di luce. Preso un altro corvo di Odino, per quanto ormai possa servire, ragazzi. Di sicuro me ne sono lasciata altri dietro. Quello è bello che vivo. Aspetta, io riesco a fare il mega lancio incredibile con l'ascia. Proviamo, ragazzi, la cosa che ho acquistato. Mi piace. Se non ci serve, lasciala perdere. Ok. Lo so. Beh, io penso che sicuramente la maggior parte di questa roba non ci serve, se non tutto. Io spacco tutto. Illumina un po'. Perfetto. Oh, sto coso può essere attivato in qualche modo. Perché qua? Tra l'altro, di qua, ragazzi, io mi sa che posso buttare giù la catena. Vedete? Mi era sfuggita un attimo fa. Questo per poter tornare direttamente lì sotto. Però attualmente non ci interessa. Dobbiamo provare a continuare, ragazzi, ad andare avanti di qua. Questo lo posso buttare giù, però. Questo, esattamente. Proprio questo. Argento. Perfetto, fantastico, meraviglioso, incredibile. Dobbiamo andare. Adesso vediamo, ragazzo, non ti preoccupare. Allora, questo non possiamo attivarlo. Qua non possiamo distruggere niente. Dobbiamo andare per forza di qua, ragazzi. Quindi saliamo. Qua c'è un bel forziere che ci aspetta. Wow, come brilla tutto da quando abbiamo la luce nel Bifrost, ragazzi. Scarsella scaglie della congendrazione. Armatura a fianchi. Aumenterebbe di parecchio la ricarica, ma purtroppo diminuirebbe ulteriormente la forza. E questa cosa non mi piace, sinceramente. Voglio che Kratos sia forte, ragazzi. Quindi, acciaio e niente, qua torniamo di sotto. Quindi qua era semplicemente per trovare qualcosa di utile. Quindi, dove dovremmo andare di preciso? Forse dobbiamo scendere di qua, ragazzo. Vediamo un po'. No, qua è da dove sono appena arrivata. Possiamo andare di qua invece, ragazzi. Di là credo di aver visto tutto, quindi avanziamo da questa parte. Tiriamo su questo sassolino, perché per Kratos è un sassolino. Guarda, un'altra lanterna. Rotta. Lascia stare. Ma cosa potrebbero servire? Hanno qualcosa di speciale. Lo sento. Ok. Ne aveva trovata già una, infatti. Qua possiamo aprirci direttamente la porta. Quindi potremo direttamente passare poi di là. Per tornare indietro, esattamente. Quindi ci siamo aperti una sorta di scorciatoia. Qua questa catena, ragazzi, può essere tirata su. Però intanto io tiro giù questa. Ah, questa è la sala principale. Boni, ok, siamo tornati nella sala principale. Va benissimo, non mi stavo orientando. Mi è servito un attimino, quindi tiriamo su questa immensa porta. E adesso possiamo spostare l'affare lì. Lo potremmo utilizzare probabilmente per riuscire a raggiungere quello che ci interessa attualmente, ragazzi. Sempre che si possa spostare fin lì. Non ne vedo l'utilità, ma va bene lo stesso. Ci serve comunque, quindi non mi farò troppe domande adesso. Mi metterò semplicemente a spingere come se non ci fosse un domani. E vediamo un po' che farcene. Ok, possiamo salire qua forse, Possiamo salire qua, ragazzi. Quindi fermiamoci un attimo. Spero non sia troppo in avanti. No, stai buono. Mannaggia la miseria. Ok. Ok, perfetto. Siamo ancora qui. Come non sai perché siamo ancora qui? È colpa tua, Atreus, che hai messo le manine dove non le dovevi mettere. Sia più avanti. Sì, lo vedo, figliolo. Dammi un attimino. È un attimo il tempo di orientarmi. Che cavolo. Apriamo questo forziere, ragazzi.
Che ci sarà mai interessante qua dentro? Picchiata del falco. Evocazioni runiche. Evoca uno stormo di falchi spettrali in picchiata. Adoro. Ok, sempre parliamo, ragazzi, degli attacchi runici di Atreus. Lui attualmente ha il furore del lupo. Io mi dimentico pure sempre, ragazzi, di poterlo utilizzare. Vedete, è un'altra cosa che mi passa di mente. Quindi posso evocare questo, insomma, questo lupo tenendo premuto quadrato. Quindi lo stesso per i falchi. Pure questo attacco, ragazzi, non mi dispiace, sinceramente. Ok, intanto mettiamo questo, ragazzi. E devo cercare di ricordarmene, che cavolo. Quindi tenendo premuto quadrato può essere comunque molto utile in momenti di difficoltà. Questo è poco ma sicuro. Quindi allora, questa la possiamo buttare di sotto, sempre per potervi accedere più facilmente. E siamo arrivati, ragazzi, ecco qua. Questi sono i massi che ci interessano. Qua però c'è qualcosa di utile. Sembra pesante. Perché dicevi se solo ci fosse mamma? Non ha finito la frase, porca miseria. Ok, siamo riusciti ad arrivare al punto dove dovevamo arrivare, ragazzi. Quindi impossibile. Ok. Ce l'hai fatta. Adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Wow. Adoro, ragazzi, rimango sempre incredibilmente sbalordita dalle capacità di Kratos. È una roba pazzesca. Quindi adesso, vedete, possiamo direttamente utilizzare questa catena per scendere. Ecco fatto, non ho usato la catena, ma vabbè. Sei pronto? Tagli! Ma buon uomo, salve! Cattivissimo! Continuo ad utilizzare il super mega iper attacco, ragazzi, per lanciare la mia ascia incredibile. Proviamo ad usare il lupo, ragazzi. Ok, no, gli ho messo i falchi, quanto sono stupida. Bello, bello, mi piace. Ok, io ti continuerò a colpire in faccia come se non ci fosse un domani. Sempre più riesco a colpirla. Adoro! E wow! Attacchi runici incredibili, potentissimi, fantastici. Ancora? Che cavolo, come se non bastasse questo mostrone malefico qua. Intanto mi concentro su di lui, ragazzi. Ah, facciamo prima fuori questi, ragazzi. No, 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 ragazzo, stai attento che... Questo ti fa fuori con un non nulla. Ok. Perfetto, ok, riconcentriamoci su di lui, ragazzi. Sì, ragazzo, don't worry. Be happy. Riutilizziamo l'attacco runico. No, non posso, si sta ricaricando. Fai un casino, amico. Della miseria. Oddio, ti ho colpito in faccia. Ma povera stella. Wiii, adoro. Aia, no, ci mancavano questi, ragazzi. Mamma mia. Ma quanto strilla. Strilla troppo. Strilli troppo. Ok, ci siamo. Attacco runico di Atreus, pronto? Ok. Vai! Che bello, bellissimo, ragazzi. Mi piace, mi piace. Attenzione, attenzione. Guarda che... shit, questa l'ho sentita proprio tantissimo. Ma tu sentirei questo? E sentirai questo? Sì, e come? Pezzo di sterco. Non ci provare, Lo sai con chi hai a che fare, amico? Adesso te ne accorgerai. Boom! Che genio. Adoro. Sempre fantastico, ragazzi. Allora, argento. Mamma diceva che questo troll viveva nel cuore della montagna con i giganti. Un giorno ci fu un disaccordo tra loro e venne esiliato. Neanch'io vorrei mai vivere con un troll. Sarà tornato quando ormai non c'era più nessuno. Ok, quindi ci viveva prima. Poi l'hanno mandato via. Forse faceva scorreggere troppo puzzolenti. Allora, fiume di pugnali. Attacco runico pesante. Un attacco devastante che scaglia una fila di frammenti di ghiaccio che infliggono un danno a gelo e lancia in aria i nemici. Adoro.
Adesso ok, quello che sto usando adesso è quello, ragazzi, con l'esplosione incredibile. Ma questo non male, può colpire più nemici contemporaneamente e dà più un danno e più stordimento. Non male, però vi devo dire sinceramente, ragazzi, a me questo qua mi piace troppissimo. E si può anche potenziare. Ok, ragazzi, per 1000 di punti esperienza posso potenziare questo attacco runico pesante sbloccando un attacco continuato aggiuntivo premendo R2 dopo l'attacco iniziale. Io lo compro, ragazzi. Assolutamente, lo voglio vedere. Me lo fate vedere? No, vabbè, non me lo fanno vedere. Mi devo ricordare di poter premere R2 dopo l'attacco iniziale. Adoro, adoro. Dopodiché, fiamma ghiacciata, oggetto leggendario. Ok, ragazzi, possiamo potenziare ulteriormente il Leviatano non appena incontreremo di nuovo Sindri o Brock. Perfetto, potenziamento ascia disponibile. Perfetto, perfetto. Sono veramente contenta di tutte le cose che stiamo trovando. Acciaio e gemma vitale, perfetto. Adesso raccogliamo pure questo. E direi che possiamo tornare appunto al Marchingegno, ragazzi, che è qua dietro. Ovviamente non ci fanno mai andare così come se nulla fosse. Le cose devono essere sempre complicate, ma ci piace proprio per questo motivo. Quindi funziona. Finalmente lo tiriamo su. E quindi torna giù che cosa però? L'artiglio si muove. L'artiglio. Che ci devo fare mo con l'artiglio? Ecco, no. Se ne va. Niente, no. Lo devo bloccare in qualche modo, ragazzi. Come però? Aspetta, ok, posso bloccare questi ingranaggi, perfetto. Così rimane bloccato. Però, che ci faccio con l'artiglio adesso? Ci devo fare qualcosa, ragazzi, con questo benedetto artiglio. Ah, ci posso afferrare questa mega piattaforma. Adesso sì, mi piace, mi piace. Perfetto. Come, ragazzi, giochi delle macchinette con l'artiglio che prendi pupazzi. Perfetto, ragazzo, andiamo. Pronto? Si sale! Wow. Ci porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Vediamo. Ammazza, quanto sarà alto in cima, però non ci fanno vedere. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. In che senso? Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete. E tieni gli occhi aperti. Sì. Gli occhi aperti sicuramente. Ma che intende per qualcosa di strano? Cioè, quando adesso Atreus, ragazzi, sente robe, io mi comincio a preoccupare. Ok, ma non siamo arrivati fino in cima, purtroppo. E va bene. Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. Affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo. Aspetta. Credo di sapere come funziona. Guarda. Wow. Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Che bel momento. Peccato che Kratos, come sempre, ragazzi. Indietro. Fermo un po'. Che Kratos, come sempre, ragazzi, non si abbandoni a dolcezze e tenerezze e cose del genere. Però è Kratos, ragazzi. Mi farebbe strano il contrario, sicuramente. Ma sono sicura che dentro di sé comunque nella sente galleria. Cose. Vado. Attenzione. Ok. Vabbè, io passo non appena
smette di sputare fuoco, ecco qua, perfetto. E altre prove. Qua diventa ancora più complicato però, tunnel per aggirare le trame. Okay. Buon per noi. Meno o male. Meglio, buon per me. Infatti, lo stavo giusto per dire. Per te sicuramente. Allora, gemma vitale, ragazzi. Oh. Eh no, non è quello. Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ma ci vediamo dall'altra parte. Ok ragazzo, vai. Ma io quel cavolo di forziere lo volevo. Non c'è un modo per bloccarlo sto affare. Non lo posso bloccare. No, temo proprio di no. Vabbè, mi toccherà passare ragazzi, andare avanti e vedere cosa ci aspetta più in là. Vediamo un po' là, se qua c'è qualcosa di utile. Sembrerebbe di no. Di qua invece vediamo. Andiamo. No, qua non c'è nulla. Eh no. Aia. Puta madre, porca miseria, è riuscito a colpirmi ragazzi, non ho parole. Ma vediamo un po', magari qua c'è qualcosa per sbloccare qualcos'altro. State giù, non vedete che non ho tempo? Ah, vedete? Ah, si può abbassare. Sì, ma si blocca? Fantastico, adoro. Che bello. Me lo apro subito allora. Le belle notizie, quelle che ci fanno felici. Spallacci a piastre della concentrazione. Questo credo sia dello stesso set, ragazzi, sì, che abbiamo trovato prima. Devo dire che non mi dispiacciono questi spallacci, però come sempre, ragazzi, la forza va troppo giù. Dovrò trovare qualcosa, come ha suggerito qualcuno di voi, che comunque si addice al mio stile di combattimento. Io non sono tanto per la difesa, lo vedete ragazzi, cioè io vado, attacco, cerco di distruggere tutto. Quindi a me serve qualcosa che comunque si concentri principalmente ragazzi sulla forza. E anche vabbè sì, sulla difesa, la difesa comunque è importante ovviamente. Quindi raccogliamo questo argento. Ammazza quanto argento. Ma qua c'è qualcos'altro. Io voglio guardare prima di andare avanti. Qua c'è qualcosa. Altro argento che sempre fa comodo. Perfetto. Credo che potremo proseguire adesso. Quindi andiamo senza troppi indugi e vediamo un po' che cosa ci aspetta di qua. La Treus ce l'ha fatta? Forse la strada sarà più corta del previsto. Speriamo, se la cima è la più alta di tutte le cime, magari ci vorrà un bel po' per arrivare su, eh? Cioè non do così per scontato che sia così semplice o così immediato perlomeno. Quindi qua non c'è più niente ragazzi, vediamo come funziona questo affare. Ah, questo lo posso buttare giù. Ah, ok. Funziona. Ah, che bello, andiamo su. Forse no, ancora troppo pesanti. Troppo pesanti, allora butteremo giù anche questo figliolo. Vedi, sembra essere stato messo apposta. Via. Oh, si muove di nuovo. Perfetto. Ehi, una volta in cima, quanto lontano pensi che riusciremo a vedere? Fino al lago, al serpente del mondo, a casa. Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Kratos non vuole che Atreus si distragga troppo, però voglio dire, cavolo, è nella sua natura. Atreus, è un ragazzino. Stai buono? Sto bene. Ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Ma se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. È un ragazzino, ragazzi, un bambino principalmente. Che succede? Ehi! Ma che dolce, io vi butto di sotto, belli di casa. Cioè, bello, bello. Ok, fuori un altro. Chi altro c'è? Fatevi avanti, che non aspetto altro. Stiamo continuando a salire intanto, mi sembra, vero? Sì, così sembrerebbe, ragazzi. Quanto manca la cima, mamma mia. Dicevo, lui è un bambino, ovviamente non sa cosa significhi avere certi tipi di responsabilità, no ragazzi? Ci sta, cioè, sono ragionamenti perfettamente normali per la sua età. Devi essere pronto. Ehi! Arrivo e attacco di nuovo. Wow, ok. Fa in effetti ragazzi un secondo attacco, però sempre che i nemici siano abbastanza vicini. Quindi attacco runico, figliolo, vai! Wow! Adoro, sono visto a te là sopra, non credere. Aia,
Ecco, io prendo ste cose allora. Gemma vitale. Oui, 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 ci penso io, figliolo. Non temere. Oh, oddio. Vai ragazzo, colpisci. Fai te. Ok. E ora ti sei divertito. Ok, dovrei preoccuparmi di più. Okay. Siamo al capolinea. No, siamo bloccati. Si è bloccato. E intanto adoro, ragazzi, questa ambientazione che fa il molto. Il montacarichi si è incastrato nel muro. Puoi liberarlo? Che fa molto miniere di Moria, fatemelo dire, ragazzi. Io purtroppo faccio sempre continui riferimenti al Signore degli Anelli, la mia saga preferita in assoluto. Allora, si è bloccato contro il muro. Adesso lo spostiamo, ragazzo. Ma come? Papà trova una soluzione, va bene? Ecco qua, perfetto. Basta spostare un po' senza cadere, però, eh? E... perfetto. Ok. Quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Che voi ce ne sappia, figliolo. La prima volta che vengo. Oh no. Già, preparati. Meglio stare pronti. Eccoli là. Li vedo, ragazzo, li vedo. Datti da fare, forza. Che bravo il mio ragazzo. Bravo, bravo, bravo. E ne vengano ancora. Come sempre, non temo niente e nessuno. Siamo bloccati davanti, di nuovo, nemici. E che strapalle. Oh, porca vacca. Ehi, oh, oddio. E me la so cercata, ragazzi. Questo è stato proprio male, 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 male. E boom! Ma niente. Il nemico però, ragazzi, non sarà mai abbastanza vicino per essere colpito una seconda volta. Dico con l'attacco runico pesante, eh. Sì, lo vedo, ragazzo, lo vedo. Attenzione, attenzione. Sono pronta, sono pronta, sono pronta. Ecco qua. Via! Ok. Neanche il tuo turno. Ok, li facciamo fuori col mostrone, ragazzi. Adoro. Ehi! Via un altro. Attento, ragazzo! Adoro. Sì, lo vedo, figliolo, lo vedo. Allora, bestiario aggiornato, nuovo consiglio. Si vede chiaramente quando quest'orco sta per attaccare. Infatti si vede chiaramente. Quindi, simbolo del disprezzo, quello che piace tanto a Kratos, sargento. Potrebbero ritornare a momento. Ragazzo, un attimo. Acciaio. Perfetto, ho raccolto tutto quello che potevo raccogliere, ragazzi. Sblocchiamo di nuovo la situazione. Lo sapevo che non sarebbe stato facile arrivare fin su. Ok. Le gemme sono volate via. Oh. Vabbè, non mi servono, ma le raccolgo comunque. Allora, vedo la luce. Dopo che avremo sparso le ceneri della mamma, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero, la nostra casa non è più sicura, ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarmi. Calmati, ragazzo. Mi stai indietro. Signor Z. What the fuck? Che cavolo è sto coso? What the fuck? Ragazzi, non ho parole. Cos'è sto coso? Oh mio Dio. È pazzesco tutto ciò. Adoro. Oh!
sputa fulmini, ragazzi. Facendo? No, vabbè, lo sblocco. Fantastico. Tieniti. Che momento. Cioè, ragazzi, sto gioco è una continua sorpresa. Ma che cavolo se l'aspettava una cosa del genere? Tra l'altro, come lo chiamereste voi? Non so se lo si può chiamare drago, perché non credo proprio che sia il termine esatto, ma ci assomigliava tanto. È stata una cosa fantastica. Fermo. Caspita, cos'è stato? Ok. Bellissimo. Cioè, rimango sempre a bocca aperta, ragazzi. È tutto così meraviglioso. Allora, sembra una radice di Yggdrasil. Cristalli esplosivi. Puoi distruggere la linfa dell'albero del mondo elettrificando i cristalli esplosivi. Ok, quindi raccogliamo. Tieni premuto R1 per lanciare. Linfa cristallizzata. Contiene del potere. Ok. Incredibile. È incredibile, sì, direi. Quindi se è carica di elettricità può distruggere la linfa, a quanto ho capito. Wow. Quello era davvero un drago. Ok. Aveva gli occhi ma continuava a scivolare. Questa sarà la loro casa. Sono qui da quando i giganti se ne sono andati. Oppure sono stati loro a mandare via i giganti. Ragazzo, qui l'aria scarseggia. Basta domande. Respira. Ok. Ah, sì, è vero. Ha risposto alla mia domanda, ragazzi. Ok, era un drago. Che figata. Adoro. Boom. Sempre tutto fantastico. Non si smentisce mai sto gioco, ragazzi. Sindri? Che succede? Sentito? Sembrano delle urla. Sì, lo sento. È Sindri che sta urlando. Che è successo? Siamo fuori. Fermo, ragazzo. È Sindri. Puoi ucciderne uno così grosso? Se lo cogliamo di sorpresa, io potrei distrarlo. Che vorresti fare? Dobbiamo aiutarlo. Tu vai a destra. Posizionati e aspetta il mio segnale. È coraggioso Atreus. Ehi, che dolce. Ok, lo dobbiamo cogliere di sorpresa, ragazzi. Come? Wow. Cioè, stiamo per uccidere un drago. Adoro. Adoro tutto, ragazzi. Cioè, è troppo meraviglioso tutto, veramente. Ci può essere da dire, io penso niente, veramente. Minchia. Io non ho parole, ragazzi. Ok, gli devo lanciare questo quando apre la bocca. Ok. Sono pronta. Forza, forza drago, forza. Forza. Ok. Adoro. Forse è meglio avvicinarsi un po', ragazzi, eh. È tutto troppo meraviglioso, ragazzi. Oh, si va? Colpisce?
la linfa. La radice, qua. Ce l'ho. Forza, drago. Minchia, mi ha fatto malissimo. Oh no, mi è esplosa. Aspetta che ne riprendo una, Bono. Che fai? Mi aspetti? No. Oh, ma mi è esplosa di nuovo. Oh, porca miseria. Come la evito sta roba? Allora, non credo che mi serva niente ora questa, ragazzi. Per parare le onde d'urto, ok. Oddio. Ok, proviamo a colpirlo adesso, ragazzi. Anche se qua non è che gli facciamo tutto sto gran male. Ok, vai. Oh no. Elettrico. Siamo pronti. Oddio, non è adesso. L'ho sprecata. Pronti. Vai. Mi sa che non l'ho colpito, ragazzi. Mannaggia la pupazza. Chi se l'aspettava una roba del genere, ragazzi? Pronto, drago. Vai. Ok. Colpito. Buono. Padre. Meglio non avvicinare. Sì, deflagrano, lo so. Sono pronta a colpirlo di nuovo. Pronto, drago, vai! Sì! Ok, vado! Boom! Troppo pericoloso. Oddio, mi cammina sopra. Porcaccia miseriaccia. Oddio. Ecco. Allora, mi sa che adesso non mi servono le radici, ragazzi. Meglio stare attenti. Via. Ok. Vado. Oh, adesso sì, radice. Ok, pronta. Vai, non è esplosa. Aspetto, vai. Sì, colpito. Adoro. Pronti, vai. Non è esploso. Mi è esploso in mano, mannaggia la miseria. Aspetta. Vai. È il momento. Mamma mia, ragazzi. Male. Sì. No. Ragazzo, stai bene? Sì. Ho un piano. Al mio segnale, abbassa la gru. Non importa. Provaci. C'è Sindri con te. Provaci, ragazzo. Aia, mannaggia me. Oddio. Oh. Piano. No. Mi servono le radici. Una radice. Eccola qua. No. Niente. Troppo presto. Adesso! Ok. Sei pronto, ragazzo? Aia. Mi è esplosa? Sì, mi è esplosa. Niente, me la so cercata, ragazzi. Vai! Ok. È il momento? Pronto, ragazzo? Lascia! Vai! Ok!
Wow, ce l'abbiamo fatta. E tu? Ah, ma nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni, dalla grande mattanza delle viverne. E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo per me. Ti sbagli, invece. Quel drago intralciava il nostro cammino. Negalo quanto vuoi, ma tu mi hai salvato. E questo merita una ricompensa. Che sono queste? Frecce di vischio intrecciato, più dritte di Heimdall e super bilanciate. Oh, grazie. Oh, ok. Aspetta. Questo no. Ma che cazzo? Avete rivisto mio fratello? Sì, dice che hai perso il talento. Oh, e che sono egoista? No, di sicuro. Che curo l'aspetto di un'arma? No, più che il suo scopo. Che sono pretenzioso? No, e ansioso. Pignolo? Lo so che cosa pensa, ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo. Non ho tempo per queste cose. No, aspetta. Ho un'idea migliore. Quale? Mi serve un dente di quel drago. E che ci fai? Cioè, ragazzi, quello a cui abbiamo assistito, io credo sia una delle cose più belle, più epiche che io abbia mai visto in un videogioco. Ecco, adesso ricordo perché mi piaceva tanto God of War 3, perché, ragazzi, l'essenza di God of War è questa, creature gigantesche, il fatto che Kratos riesca a sconfiggerle, per quanto comunque mi dispiaccia per il drago, perché poveraccio, ragazzi, cioè, alla fine non ci aveva fatto niente, però, cioè, è stato qualcosa di memorabile, secondo me. È incredibile, mio padre ha ucciso un drago, non l'avevo mai visto combattere a quel modo. Sapevo che era forte, ma è stato uno spettacolo unico, concordo. Il drago si chiamava Zrzil, che significa terrore. Ah, ecco chi si faceva chiamare terrore. Nome calzante per una creatura brutta e malvagia che sputa saette. Io non lo trovo brutto e malvagio, era bellissimo. Per fortuna mio padre ha trovato dei cristalli di resina di Yggdrasil e li ha usati per soddire Zrzil. Poi gliene ha conficcato uno in gola. C'è stata una grande esplosione che ha abbattuto il drago. Sto ancora tremando per l'emozione, mentre mio padre sembra tranquillo. Non ha mai paura. Questa è una domanda. Sono sicura che anche Kratos ha paura. Allora, ragazzi, io penso che ovviamente col salvataggio comunque ci farà riprendere da qui. Quindi direi di lasciare la curiosità di cosa farà Sindri col dente di drago per la prossima volta. A questo punto, ragazzi, quello che mi chiedo è: ci potranno essere cose ancora più fighe di quella che abbiamo fatto oggi? A voi nei commenti. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un buon a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!